Benvenuti a Dimmi Quando, l'almanacco del giorno adesso. Allora, partiamo subito con le notizie di cui tutti si sono occupati oggi, quelle che noi chiameremo le notizie non ne posso più. Prima cosa, la spending review. È stato presentato il cosiddetto piano Cottarelli, che prevede di risparmiare più di 3 miliardi di euro. Non senza sacrifici per tutti, visto che oltre al taglio degli F-35 sono previsti i tagli che erano destinati agli aiuti alle imprese e anche dei dipendenti pubblici e delle pensioni. Quindi i Cottarelli in qualche modo saremo noi. Poi un gruppo di astrofisici di Harvard, questo veramente ne ha parlato tutti, ha scoperto dopo 3 anni di osservazioni delle onde gravitazionali dell'universo con un telescopio a microonde che la teoria del Big Bang è vera, ci sono i rumori prodotti 14 miliardi di anni fa. Per quanto mi riguarda, invece, stamattina, dopo aver bevuto il caffè, lavando la tazzina, mi sono tagliato il dito. Ma di queste notizie o non ci interessa o ne hanno già parlato tutti gli altri. Mentre qui noi siamo dalla parte delle minoranze, dei sacrificati, degli esclusi, quelli che durante l'ora di ginnastica, quando si facevano le squadre, non venivano scelti se non per ultimi. Quindi noi ogni giorno diamo risalto a una notizia che chiamiamo notizia poveretta. E la notizia poveretta di oggi è che DOP, denominazione di origine protetta, oggi potrà essere detto anche per un nuovo formaggio italiano, lo Strakitunt. Eccolo qua, che compare. È un formaggio di latte di mucca realizzato con una tecnica tradizionale della Valle del Taleggio, in provincia di Bergamo. È finalmente diventato DOP, quindi garanzia di qualità. Peraltro, in quanto garanzia di qualità, il termine DOP dovrebbe essere utilizzato più spesso. Per esempio, oggi si dice tanto ciao sei top, no? Per esempio, per un amico, ciao sei DOP. Vabbè, pensiamoci. Ma se oggi è un giorno banale per molti, per qualcuno in particolare sarà un giorno da ricordare, un giorno da segnare sul calendario di Frate Indovino, in cucina o sulla smemo o sull'agenda. Insomma, un giorno in cui qualcuno ha raggiunto un personalissimo traguardo. Quindi vediamo chi ha vinto la nostra personale medaglia al valore di oggi. E la medaglia va a Melissa Francesca D'Agostino, che ci ha scritto: vado fiera di non essere scesa a compromessi e di essermi sudata da sola tutto quello che ho guadagnato nella vita. Peccato che mi ha ripagata con 2 anni di disoccupazione, che ricorrono proprio oggi. Beh, cara Melissa, visti i tempi che corrono, sei in grado tu di fare ricorso a delle risorse interiori per non abbatterti, nonostante intorno a te non ci sia un prato verde pieno di speranze. Quindi questo applauso di incoraggiamento e di orgoglio da parte nostra va a te. Molto bene, grazie. Passiamo ai nati di oggi. Oggi ricordiamo la nascita di Luc Besson, regista di Nikita, Il Quinto Elemento, Léon e Le Grand Bleu, che mi gioca a favore perché parlo francese concorrentemente, quasi bilingue. E tanti auguri anche a Massimo Giletti, auguri, giornalista, presentatore e perché no, tombeur de femme. Ma soprattutto oggi è il compleanno di un mito della musica italiana, una colonna portante della nostra storia musicale e io non potevo non chiamarlo al telefono. Facciamo tra pochissimo gli auguri a Bobby Solo. E allora sono felice di fare gli auguri, così anche se al telefono, ma di persona, a Bobby Solo. Pronto? Oh, caro Diego, ciao! Tanti auguri! Grazie di cuore. Sono felice che vi siete ricordati di me. Ma scherzi, mio papà era un tuo grande fan, ma soprattutto sei un simbolo, una colonna portante ancora in giro sempre a suonare, a cantare. E grazie al pubblico che non si è stancato, sia anche dei giovani come dei miei coetanei. E infatti, io pratico anche blues, rock and roll, quindi riesco anche a avvicinarmi a dei giovani, diciamo, non proprio quelli che amano hard rock, certo, però quelli che amano rock and roll, blues, rhythm and blues, country, diciamo, queste che cose. Non canti Metallica, però sei sempre stato uno avanti. E io, diciamo, seguo questa musica che mi piace tanto, mi piace, ma in generale mi piace tutta la musica, anche latinoamericana, anche il fado portoghese. Che giusto. Io amo la musica a 360 gradi, le canzoni napoletane, soprattutto cantate dal grande Roberto Murolo. Beh, insomma, hai detto non un nome a caso. Ascolta, hai ricevuto qualcosa già in regalo oppure che cosa vorresti ricevere tu?
Allora, questo è un compleanno dove io ho tante belle cose perché ho parecchie ingaggi in Brasile, in Argentina. Si preannuncia un 2014 molto bello. L'unico regalo questa mattina me l'ha fatto mia moglie, ma molto gradito. Io sono un grande fan di quel cantante con le treccine di 79 anni che si chiama Willie Nelson. Beh, che e mi ha regalato l'ultimo disco arrivato proprio con Amazon dall'America, dove lui duetta con le più grandi cantanti country, quelle di una volta e quelle di oggi. E questo per me è un bellissimo regalo. Sai che hai dato un bel consiglio musicale, visto che questo è un canale musicale. Per chiudere, hai voglia di intonarci una cosa per salutarci? Hello, well it's one for money, a two for a show, three to get ready and a cool get go, but don't you step on my blue sweatshoes, well you could do anything, lay hold of my blue sweatshoes. Grazie mille, buona grazie. Tournée, altro che Ramazzotti e Pausini, Bobby Solo. Grazie, Radio DJ, vi seguo parecchie volte in macchina. Grazie mille, ancora tanti auguri. Grazie, auguroni, ciao Diego. Ciao. Ciao.